Buonasera, buongiorno, salve. Gli storici militari affermano che l'uso massivo delle armi da fuoco, assieme all'introduzione dei quadrati di bicchieri, abbia segnato il passaggio dal Medioevo all'età moderna. No, non mi interessa. Anzi, mi cancello pure dal canale, mi faccio 5 profili fake e te lo segnalo 6 volte. Qual fracassamento di gonadi? La vera pugna si combatteva solo nello Medioevo! Nell'età moderna stessa si iniziò a teorizzare l'idea di una rivoluzione militare. Pensiamo ad Adam Smith. Ma questo è tema per un altro video. È importante ricordare che della grande famiglia delle armi da fuoco fanno parte sia l'artiglieria, cioè i cannoni, che le armi individuali, diciamo gli antenati dei nostri fucili. Negli anni 60 del 400 il Papa Pio II, che aveva un parco d'artiglieria, parlò di uno strumento che aveva canne di ferro o rame, cioè bronzo, che era lungo come un uomo e che sparava proiettili di piombo delle dimensioni di una nocciola. Scrisse anche che emetteva il suono del tuono, che il volgo chiamava scoppio, dal quale prese il nome, e disse nulla sostinet armatura, cioè non c'era armatura in grado di reggere la botta. Si stava riferendo evidentemente alla capacità di penetrazione dell'arma. Se avete pensato male, il problema è vostro. Un, due, tre, qua! Oggi parleremo dell'archibugio, che è un nome che sì, fa ridere, come ho già detto nel video precedente, ma che non doveva far ridere le sue vittime, ovviamente. Dagli anni 20 del 300, circa, le armi da fuoco iniziarono ad apparire, per esempio, nelle immagini, nelle fonti letterarie, nei documenti, nel catalogo dell'IKEA, nel dépliant della Lidl. Ricostruirne la storia può essere particolarmente complicato perché, da un lato, le fonti non sempre distinguono l'artiglieria dalle armi individuali. Dall'altro, i nomi che si usavano all'epoca, purtroppo, non corrispondono necessariamente a quelli che usiamo nell'attualità. Che bello! In alcuni casi siamo fortunati, posto che i documenti specificarono che si trattava di armi manuali. Per esempio si parlò di Sclopum a manibus o Schiopi pizzoli da man. La prima attestazione dell'uso della parola archibugio, lo spiega molto bene Wikipedia, risale al 1364, a un documento che sono andato a cercare, esiste, si parla di Septuaginta archibuxioli, però Wikipedia stessa spiega che probabilmente il documento faceva riferimento allo schioppo, al nonno dell'archibugio. Il termine schioppo deriva probabilmente da sclopus, cioè esplosione. In tedesco... Ma perché mo parli tedesco? Abbi fiducia. In tedesco si chiamava Handbüchse, cioè letteralmente recipiente manesco, come dice per esempio la Treccani. Si trattava quindi di una canna alla quale poteva essere attaccato un manico di legno, diciamo come una specie di mocio vileda. Dal Handbüchse derivò probabilmente il Hakenbüchse, cioè recipiente a gancio. In questo caso la canna nella parte inferiore aveva un gancio che si usava per attaccarlo alle mura delle città e assorbire così parte dell'energia del rinculo. Ora, se lo usassero anche per prendere i panni dalla parte alta dell'armadio, questo purtroppo non c'è scritto nella documentazione. Ci sono teorie diverse al riguardo, ma sembra che sia la parola archibugio che l'arma stessa derivasse da Hakenbüchse, anche se in questo caso in origine si chiamava schioppo pure quello. E vabbè, camma fa. Per esempio, Francesco Di Giorgio Martini si riferì a un arcobuso, ma disegnò evidentemente un Hakenbüchse, e non ci possiamo sbagliare dato che abbiamo l'illustrazione. L'archibugio, che a quanto pare iniziò a usarsi dal 1450 circa, aveva quello che noi definiremmo grilletto, cioè una leva che azionava un gancio metallico o serpentina che reggeva la miccia. Così la miccia entrava in contatto con la polvere da sparo e innescava lo scoppio. Questo sistema era in uso almeno dal 1411, come possiamo vedere da questa immagine. Da sinistra verso destra, il grilletto azionava la serpentina che portava la miccia a contatto col focone, un buco nella canna che permetteva di accendere le polveri. O come direbbe Enrico dei Pinguini di Madagascar, kaboom.
Nelle versioni primitive delle armi da fuoco, il fogone era nella parte superiore della canna. Sì, mi sono tagliato un dito per sistemare il quadro. Per cui ogni volta che la miccia entrava in contatto con le polveri e quindi che l'arma sparava, una pioggia di scintille arrivava in faccia al tiratore, per cui si puntava tenendo l'arma lontano dal volto e il colpo non era particolarmente preciso. Nell'archibugio, invece, il fogone era stato spostato su di un lato. Così si poteva avvicinare l'arma al volto per puntare, un po' come facciamo con i fucili attuali. Inoltre, la canna era particolarmente lunga rispetto ai modelli più primitivi, il che significa che il colpo era molto più preciso. Cioè, tutta sta storia per dire che sparavano meglio. Quelli che noi oggi chiamiamo proiettili erano realizzati in ferro, piombo o bronzo, a seconda delle epoche. Come leggiamo per esempio in un trattato sulla fistola anale, e giuro non sto scherzando, oppure potevano essere di pietra, come leggiamo in dei documenti fiamminghi. Ci furono poi delle cronache del XVI secolo che citarono proiettili d'argento, d'oro e di giada, ma stiamo parlando ovviamente di casi estremi e che magari l'autore se li è pure inventati. In generale si affermò il proiettile di piombo perché è un metallo molto denso, facile da fondere e poi si deformava a contatto col bersaglio, così da lesionare una parte più grande del suo corpo. E la stessa cosa avviene con i proiettili attuali. Ovviamente l'archibugio presentava degli svantaggi, per esempio la cadenza di tiro, cioè la velocità con cui si sparava, era molto bassa e nel 1607 si calcolò che erano necessari circa 42 movimenti per ricaricare e aprire il fuoco. Vediamo per esempio in queste immagini il moschettiere che sta soffiando sulla miccia per attizzarla. Dai, ma perché pensate sempre male? Ma è possibile? Ma io sto facendo un discorso serio. Inoltre, nonostante tutte le migliorie che abbiamo presentato, era un'arma molto poco precisa. Per esempio, le canne delle armi attuali si definiscono ad anima rigata, cioè hanno dei solchi incisi che imprimono al proiettile un movimento di rotazione su se stesso, il che contribuisce a stabilizzarne la traiettoria. All'epoca, invece, le canne erano lisce, il che non significa che il proiettile non rotasse, però rotava un po' come gli pareva a lui. Non era una rotazione controllata né controllabile e quindi non aumentava certo la stabilità del colpo. Inoltre, generalmente oggi i proiettili sono ogivali, cioè a forma di ogiva, sono a punta, quindi tagliano l'aria, sono aerodinamici. All'epoca invece i proiettili erano praticamente delle sfere, il che significa che opponevano una superficie ampia all'attrito dell'aria e generavano quello che si chiamava effetto Magnus. Diciamo che il colpo andava un po' dove gli pareva, ecco. Blaise de Montluc, un veterano della battaglia di Ceresole del 1544. Oh, dottor, ancora con ste date? E basta, a canna. Chiedo scusa. Un veterano della battaglia di Ceresole del 1544 scrisse che gli archibugieri non aprivano mai il fuoco prima di arrivare alla distanza di una picca. Ovviamente è una distanza approssimativa, non è calcolabile, come dire a due passi o sale quanto basta, però capiamo che erano abbastanza vicini da non avere il tempo di ricaricare prima di avere il nemico addosso, soprattutto se si trattava di cavalleria, il che rendeva evidentemente necessaria la cooperazione con i picchieri. Ma anche questo è tema per un altro video. Per cui, riassumendo, per chi conosce Star Wars o Guerre Stellari, gli archibugieri sparavano un po' come gli Stormtrooper che non ci prendono mai. La scena iniziale del film Il destino di un guerriero, titolo originale Alatriste col buon Viggo Mortensen, il caro Aragorn, ci mostra come queste armi presentassero molti problemi se utilizzate in un contesto umido. Per esempio, nella guerra anfibia. Erano armi che ovviamente non sparavano se si bagnavano, quindi anche se pioveva. Diciamo che era l'arma coi reumatismi. Ovviamente, se quest'arma si utilizzava, ci dovevano essere per forza anche dei vantaggi. Per esempio, il vescovo Hugh Latimer, britannico, disse che aveva ricevuto una formazione da arciere e che ci aveva messo decenni a imparare a padroneggiare l'uso dell'arco lungo gallese. Disse per esempio che suo padre gli aveva comprato archi di differenti dimensioni man mano che cresceva. Sappiamo, e ce lo ha dimostrato l'archeologia, che le scapole degli arcieri che usavano l'arco lungo si deformavano, tanto era frequente l'utilizzo e costante nel corso della vita.
Diciamo un po' quando giocate troppo alla PlayStation e vi fanno male i pollici. Invece, per formare un balestriere o un archibugiere erano necessari probabilmente pochi giorni, il che significava che c'era sempre disponibilità di tiratori in un contesto di guerra moderna dove le battaglie erano molto più frequenti, l'organico degli eserciti era molto più numeroso e anche le vittime. E poi l'archibugio, a differenza delle altre armi da lancio come l'arco e la balestra, aveva una superiore capacità di penetrazione, come abbiamo visto in apertura. Per esempio, Paolo Giovio, per la battaglia di Pavia del 1525, scrisse che si introdussero degli archibugi, ma probabilmente si stava riferendo ai moschetti, che erano molto più potenti degli schioppetti, e probabilmente si sta riferendo a quelli che noi chiameremmo archibugi, e disse che un proiettile poteva passare due persone e due cavalli. Due persone e due cavalli? No, ovviamente le fonti dell'epoca non vanno prese alla lettera, l'esagerazione faceva parte un po' dello stile letterario e lo notiamo quando confrontiamo dei resoconti diversi sullo stesso avvenimento. Per esempio, due resoconti veneziani, raccolti da Marin Sanudo, descrissero il ferimento del marchese di Pescara, Fernando de Avalos, nella battaglia di Pavia. Uno scrisse che il proiettile trapassò l'armatura e gli ammaccò l'osso. L'altro invece disse che il proiettile si fermò nel giubbone imbottito e disse intelzipon. Scusate, il mio veneziano è un po' terribile. Delle prove realizzate in ambito accademico hanno calcolato la forza iniziale generata da queste armi. E lo leggo perché altrimenti non me lo sarei mai ricordato. Un arco lungo tra gli 80 e i 100 joule, una balestra tra i 100 e i 200 joule, uno schioppo tra i 250 e i 1000 joule, un archibugio 1750 joule e un moschetto 3000 joule. Ora, chi se ne frega di quello che significavano effettivamente queste cifre? L'importante è che l'archibugio generava 17 volte l'energia prodotta da un arco lungo. E è importante ricordare che l'arco lungo era particolarmente temibile e temuto. Insomma, arrivando rapidamente alle conclusioni, Papa Pio II aveva ragione? Nulla sostiene l'armatura? I proiettili degli archibugi, a prescindere da quello che dicevano le fonti dell'epoca, le cronache che abbiamo imparato, esageravano. Riuscivano a trapassare le armature di placche d'acciaio, cioè il top gamma della metallurgia rinascimentale? Sappiamo che gli archibugieri all'inizio dell'età moderna divennero progressivamente sempre più numerosi e sempre più influenti sul campo di battaglia. Paolo Giovio scrisse infatti che le sorti della guerra dipendevano dalle loro micce. Un cronista spagnolo, Prudencio de Sandoval, scrisse che il re francese Francesco I, che venne sconfitto sul campo di Pavia e venne preso prigioniero, ammise che gli archibugieri erano praticamente ovunque sul campo di battaglia e a loro spettava una parte importante del merito della vittoria. È importante ovviamente sottolineare che all'epoca non tutta la cavalleria era corazzata dalla testa ai piedi, neanche tutti i membri della cavalleria pesante. Per quanto riguarda poi le truppe che combattevano a piedi, al di là degli ufficiali e dei picchieri delle prime linee, la maggior parte degli uomini avevano delle protezioni organiche, cioè di tessuto, di cuoio, e si proteggevano con alcune parti metalliche. C'è da dire che anche nell'attualità la capacità di penetrazione delle armi dipende da una serie di fattori, come per esempio la distanza dell'obiettivo, l'inclinazione del colpo, tutta una serie di fattori ambientali che non è questo la sede per discutere. Però quello che forse più impressiona e che possiamo considerare una prova dell'efficacia delle armi da fuoco è il fatto che si iniziò a produrre armature antiproiettile. Quindi che fossero più spesse, che fossero più pesanti, in alcuni casi si parlò di pettorali doppi addirittura. In conclusione, tutta questa storia per mettere un pezzettino di metallo nel corpo di un uomo. Chi dice che la storia è noiosa? Carissimi, qui finisce il secondo video, grazie per l'attenzione, fate quello che sapete, campanella, like, commento, se il video non vi è piaciuto per favore non mi insultate la mamma. Io devo delle scuse ad Angela perché per seguire il mio video precedente ha bruciato il ciambellone, quindi mi dispiace tanto. Ciao!